Salve a tutti, benvenuti in questo mio nuovo video con la campagna di sottofondo. Mi stanno annunciando che sennò mi cambia già mezzogiorno, porca. Oh. Allora, questo video sarà diverso. Ciao amore, benvenuto nel mio video speciale che uscirà il 17 di questo mese, che sarebbe aprile, no maggio. Beh, iniziamo già bene il video. Vedi quando sarò rincoglionita. Allora, questo video uscirà il 17 maggio. E manca poco, amore. Siamo quasi a 2 anni. Perché il mese prossimo faremo 2 anni. Allora, d'ora in poi, durante questo video, mi approccerò al mio ragazzo come se il video fosse appunto per lui, perché per lui. Allora, quest'anno ho deciso di non farti un video incollato perché siamo stati veramente tanto tempo lontani. Sto girando il video un giorno prima, che spero ci vediamo, che è il 3 maggio. Sempre le campagne sottofondo. Volevo parlarti per dirti che comunque per me è stato molto difficile in questo periodo perché, come tu ben sai, ho avuto un rapporto a distanza per molti, 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 molti anni. E per me averti lontano per tanto tempo, ho rispettato le regole e tutto, averti avuto lontano tanto tempo, nonostante comunque noi ci siamo comunque sempre sentiti tutti i giorni, ci siamo messaggiati, ci siamo visti i film insieme alla sera, a volte mi addormentavo anche, le videochiamate, ci siamo arrangiati come potevamo, veramente. Però un abbraccio, una carezza, un bacio non sostituisce, non può essere sostituito in alcun modo. Quindi volevo farti un video. Anche se breve, lungo, non so come verrà, volevo. Le campane, se smettessero. Volevo veramente dimostrarti che per me il fatto di vederci tutti i giorni, magari prima sembrava una cosa abitudinale, adesso mi sembra una cosa veramente stupenda. È una cosa che veramente mi manca. Spero di poter passare insieme a te il nostro anniversario. Che faremo appunto un anno e 11 mesi. La mia matematica è sempre stata per me un problema. Lo sai, amore, quindi. Però veramente voglio festeggiare con te questo nostro anniversario. E poi sarà importante a giugno quando faremo 2 anni. E poi ci sarà anche il mio compleanno, quindi dovrei sopportarmi anche il mio compleanno, che sarò più vecchia di te, perché sì, perché non lo sapessi, il mio ragazzo è più giovane di me di un po' di mesi. Però siamo tutti del 93. Abbiamo affrontato questa storia della quarantena in una maniera comunque penso splendida, non abbiamo mai litigato, anche se comunque veramente dei giorni veramente sofferto, l'ho tirato fuori anche con lui, abbiamo molto non lo sanno, ma per un periodo ci siamo anche lasciati, non durante la quarantena, molto prima, e siamo tornati subito insieme perché comunque mi ha dimostrato che i problemi vanno sempre risolti insieme, quindi ogni volta che ero triste, che magari c'era qualcosa che mi turbava, l'abbiamo sempre condiviso insieme. Ma anche il fatto appunto che non ci vedevamo, il fatto comunque delle liste, dei video, di qualsiasi cosa l'abbiamo sempre condiviso insieme. Nel bene o nel male ci siamo sempre aperti l'uno con l'altro. Quindi volevo ringraziarti appunto di avermi spinto ad essere, non dico autonoma, ma all'inizio di avermi spinto ad andare al cinema da sola, andare a fare shopping da sola. Mi è servito veramente tanto. Perché comunque mi hai veramente dato tanto. E tuttora mi dai tanto. Perché comunque io non ho mai avuto queste cose. Da un'altra persona, non perché il mio ex fosse cattivo, ma perché non era la persona giusta per me. Io avevo bisogno di una persona che comunque mi dava il buongiorno, mi mandava messaggi, anche a volte i miei ragazzi me ne mandano anche troppi. Vuol dire che non sono morta. È una cosa che però mi fa piacere, nel senso perché si preoccupa per me. Io proprio desidero una persona che mi ami quanto io amo lei, amo lui o lei, nel senso come persona, come partner. Questa cosa io non l'ho mai avuta. Nel senso che io amo in una maniera particolare, voglio essere amata nella stessa maniera. E poi, tra l'altro, abbiamo comunque un'affinità che non ho mai avuto con nessun altro. Perché comunque andiamo insieme al cinema, andiamo insieme a mangiare. Non mi giudichi se mangio tanto, anche se dovessi amore perché sono diventata grassa come una palla. Però mi è sempre aiutata, ci siamo sostenuti nei momenti difficili, quando tu ti sei operato, quando io magari stavo male, quando magari ero stronza, quando mi hai fatto l'esame di stato, mi abbiamo passato di tutti i colori, di tutte le solfe. Però ci siamo diplomati, alla fine amore è finita, ce l'abbiamo fatta. Mi ricordo ancora, e lo dirò sempre a tutti, che nell'esame di stato ero più preoccupata quando c'è stato l'orale del mio ragazzo che del mio. E niente, che praticamente gli sono saltata in braccio nel momento in cui ho visto che era stato ammesso all'esame di Stato. Non me lo scorderò mai. È stata la prima volta che gli sono saltata addosso, lo stavo per ammazzare. Mi ricordo veramente che eravamo stanchissimi quando abbiamo fatto l'esame scritto, l'orale. Quando poi abbiamo visto i risultati eravamo felici perché abbiamo passato tutto un percorso insieme.
E veramente sono contenta perché siamo passati da comunque da persone che non ci conosciamo affatto a persone che parlano di zombie, da Shadow Hunter, a persone che comunque uscivano insieme. Ci siamo riscoperti da amici, migliori amici, mi dava consigli su tutto, a comunque scoprire che comunque avevamo più di questo in comune. Tra l'altro litighiamo più di amici che da fidanzato a fidanzata. Poi, negli ultimi anni, nell'ultimo periodo almeno, siamo trovati veramente bene, litighiamo molto molto meno. Magari litighiamo sempre per qualcosa, ma non più a livello come prima. Secondo me ci siamo cambiati un po' a vicenda, ma in maniera positiva. E penso che comunque, spero, mi auguro che sarà così spero sempre per sempre, ovviamente. E niente, questo volevo darti gli auguri del nostro mesiversario, amore. E spero che mangeremo il sushi. Non lo so ancora, non prevedo il futuro, non ho ancora la sfera di cristallo, però spero che riusciamo a mangiare il sushi insieme, ma l'importanza è che siamo insieme. Perché veramente mi mancano quelle sere in cui mangiavamo all'aperto, all'ingotto, mi manca andare alle gru, mi manca fare tutte le cose che facevamo, che prima mi lamentavo, ti giuro amore, non mi lamenterò più adesso. Andiamo tutte le volte che vuoi alle gru, quando potremmo, non mi lamenterò più veramente, perché ho imparato questa quarantena tanto. E ci farò poi un video a parte che questa quarantena mi ha veramente fatto riscoprire tante cose. Cose per mia mamma e che mi sta sul cazzo, non scherzo. Mia mamma ultimamente non la sopporto più. E ovunque. Però, a parte ciò, veramente, auguri amore, grazie per quello che mi dai tutti i giorni. Sembra, io non, magari non sono una persona che dimostra molto l'amore, lo dimostro magari nei regali, nei gesti, poco nelle parole, perché magari non so esprimerle bene, magari ho paura di esprimermi. Ci ho messo tanto a dirti ti amo, te l'ho detto pure in giapponese, e perché per me è una parola molto importante, non è una parola che va trascurata, anche se ce lo diciamo ogni sera, per me un ti amo è molto importante. Non è una cosa che va detta alla leggera, l'ho detto a solo due persone nella mia vita, escludendo i miei cani, che lo dico per affetto, ovviamente, non hanno lo stesso significato. E per me, appunto, con te ho risuperato tanto. Anche il fatto di essere bella, che tu mi fai sentire sempre bella, anche se sono brutta. Anche se a volte non sono perfetta, non è che sono da buttare nel cesso, però, nel senso che a volte mi fai sentire veramente speciale. E quindi per questo ti ringrazio. E anche tu sei tanto bella, amore mio, io l'ho sempre detto e lo dirò sempre. E mi piace di più con i capelli lunghi, questo te lo dirò sempre, con i capelli belli folti. E niente, amore, spero che nel tempo riusciremo a fare tutto ciò che vogliamo. Come ad esempio prendere la patente, andare a convivere insieme un giorno, avere un lavoro, non a cani gatti, si spera. E magari un giorno andare a vedere il nostro amato Giappone e anche le isole Biscotto, che sono le isole Cook che si trovano in Giappone. Io so, termino qua il video perché purtroppo con lo sfondo che ho messo non riesco a vedere quanti minuti è durato questo video. Pensavo peggio, dai. E niente, buon anniversario, amore. Spero che questo giorno che uscirà il video saremo insieme. E vedremo questo bellissimo video insieme. E niente, ti auguro. Veramente, ti auguro che saremo insieme. No, ti auguro che comunque. Quello che provo io per te sia lo stesso per te. Che per te, vabbè, sì, hai capito il senso, no? Sì. Spero che riusciamo a passare momenti più belli che mai insieme. Ti amo tanto e niente, buon anniversario, amore. E grazie a tutti per aver visto questo monologo. Auguri a tutte le persone che sono fidanzate. Mi si è attaccato il braccialetto al coso. Devo terminare questo video bene. Si è attaccato il coso. Ma io posso mai finire un video così? Ecco fatto. Niente. Fine di questo video. Ci vediamo nel prossimo video. Grazie per aver ascoltato tutti, lasciate un like e niente, buon anniversario, amore.